Sono gasato come poche cose nella storia delle gasature. Mamma mia, se son gasato. Dai, cazzo, voglio vedere il trailer, troppo! Cos'è successo però in casa Rockstar Games? Beh, cos'è successo in casa Rockstar Games? È semplice. Hanno leakato il trailer prima dell'uscita. Cioè, doveva uscire tipo alle 3 di pomeriggio oggi, quindi 2 minuti fa. In realtà l'hanno droppato ieri. A che ora era, Michè? L'una, tipo? Mezzanotte. Ma dico io, azienda plurimiliardaria, tra poco, se non effettivamente plurimiliardaria, che si fa leakare il trailer di un gioco che aspetti da anni, anni e anni. Il trailer ha 65 milioni di visual. Il trailer di GTA V aveva 97 milioni di visual in 12 anni. Il trailer di GTA 6 già ne ha 65 milioni. Orco di un porco. 3, 2, 1, let's go! Ok. Lucia. Orco boio! Bad luck, I guess. Bro, è Miami! È Miami! Guarda i fenicotteri, guarda le persone! Hey! No, zio! Ah, vabbè, zio! Ma... Che cazzo di grafica è? Che cazzo di grafica è? Dai, dai, bro, ma che sto vedendo? TikTok. I social. Ci stanno i social nel gioco. Well, look who's back. I social nel gioco. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team. Trust? Trust. Fai la botta. Mamma mia, ragazzi! ¡2025! Quindi l'anno prossimo alla fine! No, tra 2 anni. Vabbè, perché sì, tra 2 anni. 24, io avevo però... letto 2026. Orco boio! Ma che cazzo di figata! Guarda qua che fregno, porco Giuda, porco. A sto punto io credo che comunque questi siano i personaggi della storia principale. Il bro... Eccoli, questi due. Questi due. Questi due credo che siano i personaggi... E c'è per la prima volta un personaggio donna protagonista. In GTA. Questi due secondo me sono i protagonisti del gioco. Sì, chissà come si gioca però, cioè che tipo, noi adesso conosciamo GTA, no? Che swipiamo tra Trevor, Michael, no? Boh, penso, credo di sì. Quindi, madonna. Però devo capire sta roba dei social qua. Dei social. Guarda. Mamma mia, Vice Beach, bro. Vice Beach. Quindi si ritorna a Vice City. Che cazzo dici? Guarda, c'è uno che corre nudo con i poliziotti nudo dietro. Sì. Ma ovviamente poi tutte le corse clandestine. Vediamo se si vedono macchine. Tipo, no, non sembra. Dietro, cioè, guarda qua, che cazzo di roba. Ecco, bro. Perché c'è il logo Ferrari? Ferrari, Porsche. Aspetta, no, potrebbe essere... Là, Aspetta però, no, perché questa non è la scritta Porsche. No. Boh. No, perché più che altro io volevo vedere se avevano preso i diritti. Zì, se hanno preso i diritti e alla fine diventa il gioco più bello della storia. Però questo mi sembra un botto il logo Ferrari. Quell'arancione è tipo una Dodge e di là... Dopo, mo' è coperta, una nera, una Lamborghini.
Eccola. Quella di là. Madonna, però è uguale, bro. Vero che cazzo mi... Allora, io l'avevo detto. Se GTA mancava solo una roba, i diritti delle macchine. E poi diventa il gioco più simulativo della storia. Vedi, questa sì, 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 storia. Lei, questa sì. Questa è principale. Questa... È principale. Belli però i personaggi, come sono fatti. Questo mi sembra molto in game, cioè questo è un'animazione. Questa è la campagna. Mamma che bello. Mamma che bello. È stato confermato che arriverà su PS5, Xbox Series XS, sulla serie S. Un po' paura. E però al momento non si parla di un lancio su PC. Infatti, secondo me bisogna aspettare almeno un anno in più. GTA sarà su PS4, Xbox One. È previsto solo per PS5, Xbox Series X, ma anche perché non lo girerebbe. Con un focus sulla prima protagonista femminile di GTA 6, Lucia, si chiama. Anche se c'è ancora molto da imparare su di lei come personaggio, il trailer ci dà alcuni suggerimenti, con lei che indossa abiti da carcerata, che ci dice che ha chiaramente avuto qualche problema con la legge. Non solo, ma Lucia viene mostrata in più occasioni con un personaggio maschile senza nome, che sembra destinato ad avere un ruolo principale nel prossimo capitolo. Sì, anche se in passato è stato ufficiosamente chiamato sia Jason che James. Non ho avuto conferma del suo nome. La coppia sembra condividere un legame, una sorta di relazione simile a Bonnie e Clyde. Sì, sta. E parla di fiducia mentre si trovano coinvolti in qualche crimine. Sì. Siamo tornando a Vice City? Yeah! GTA 6 si riporta a Vice City. Mentre il gioco originale era ambientato nel 1986, questa nuova versione nel 2025 avrà luogo in quella che sembra essere un'ambientazione moderna. Rockstar ha rivelato che ci dirigeremo verso lo stato di Leonida, che, sede delle strade intrise di neon di Vice City e oltre, ok? Destinata a essere la più grande e coinvolgente evoluzione di Grand Theft Auto finora. Vice City sembra far parte di una mappa più grande che formerà GTA 6. Ah, quindi Vice City è parte della mappa. È parte della mappa. Quindi è molto più grande la mappa. Cioè la mappa che è stata un po' mezza liccata e dovrebbe tipo essere questa. Una roba del genere, ecco, questa ho visto, che era la mappa. Questa, quella a destra, quella di questa è quella di GTA 5 sulla sinistra, questa è quella di GTA 6, bro. Porco Giuda. Vice City 2002 versus 2023. Porco Giuda. È incredibile. Mamma mia. Questa sarà la copertina. Orco, che bella! Madonna, è bellissima! Io penso... Non ho la versione fisica della console, ma... Perché non comprare la... Cioè, voglio la cazzo di Collector Edition gigante di GTA 6. Eccola la mappa, comunque. Bella vista, così. Un po' grande, dai! Allora, si divide praticamente... Vice Raceway è una pista in qualche modo, hanno messo una pista per fare qualcosa. Cioè, tu pensa che la mappa di GTA 5, la città, è grossa come a Cantinaca. Sì, solo e tu ti ricordi com'è girare per Los Santos, che ti perdi? Cioè, quanto è bello GTA 5 proprio per quello, perché tu giri per Los Santos e, cioè... Ti perdi per quanto è grande. Figurati adesso stare a downtown e ti devi muovere fino a Ekan Fanica. Fino là sopra. Ti devi fare tutta questa città così. Cioè, non. È incredibile, bro. Ma l'ho detto, se tipo tu devi fare una cosa che da Starfish Island devi andare a North Beach. Cioè, tu ti metti là con R2, lasci il controller. Ti ci perdi proprio, è normale. Cioè, sarà ancora più bello proprio per quello, perché ti ci perdi veramente di brutto. Mamma mia. Una cosa che sto pensando è che, visto che così è enorme, tipo le lobby non saranno più tipo da massimo 20 persone, ma saranno tipo da 100. Guarda che GTA c'era sto leak che in realtà poi si è trasformato, mi sa, in mezzo verità, in mezzo rumor, che avevano comprato GTA 5M, che è praticamente quello che permetteva di fare la, come si chiama, cioè non so se hai mai visto tipo GTA RP
online, no? Sì, che tipo sì, tu sì, fai sì. Il personaggio, ok? Sì, sì, sì. Si sono comprati quello, quindi probabilmente vogliono creare qualcosa nell'online che vada comunque a essere una roba molto simulativa, molto simulativa, visto che tanto hai spazio per fare tutto. Ma immagina veramente come cazzo sarà entrare nei negozi dove ti vai a cambiare. Chissà che cazzo di figata, eh? Mamma mia, zii. L'acqua è qualcosa di fotonico, ragazzi. Cioè, poi, vabbè, ci sono delle... si vede, infatti, pura. Si vede la sabbia sotto l'acqua. Se ci fai sì, caso. Quello come si muovono tipo le onde, come si muove tipo la barca. Dopo c'è tipo la cosa della barca che si muovono. Questi siano anche squali. Questo è il palazzo di Tommy Versetti. Si dice, ok, quindi io non me lo ricordo, però me l'hanno detto in live. Madonna, infatti, cazzo si ricorda, sì, ma mo mi metto sì, a rigiocare Vice City, porco già, ti giuro. Molto diversa dalla cifra. Guarda, infatti pure gli alligatori, guarda lì gli alligatori. Ci stanno i coccodrilli, sì, ma pensa, bello, cammini qui, boom, con coccodrillone, e lo fai col pompa, te lo metti. Hai una strage qui con l'M4, ammazza tutti i fenicotteri. Dette, raga. Il motore grafico è un Rage 2, non è Rage, Rage è il motore grafico di Rockstar, Rage 2 è ovviamente superiore di tantissimo a Rage, che è il motore grafico che... su Red Dead 2. Ah, ho capito. Red Dead Redemption 2 è un motore grafico che è il Rage. Questo GTA 6 avrà il Rage 2. Quindi un motore grafico che... cioè Red Dead Redemption no, era notare, fuori di testa, grafica e roba. Vabbè, ma questo sì, cioè, sì, ma guarda, basta vedere, porco dito, dai fenicotteri. Sembrano veramente degli animali, cioè li vedi, sembra, questo quattro sembra una foto... Broccoli, 5 specie di animali, forse 6, cioè, è uno che sta facendo schermata, un video. Ragazzi, qualcosa di incredibile. Infatti guarda che poi si mostrano tanto, si vedono pure gli animali... Vedi qua c'è un chihuahua, ma ti immagini zio, poi veramente andare in giro col... ti prendi il cane... Mamma mia... Mamma mia... Questa è la cosa più interessante che adesso io vi voglio mettere solo... questa schermata qui per farvi vedere quante interazioni ci sono in un'unica schermata. Innanzitutto ci saranno un centinaio di NPC che fanno ognuno una cosa diversa. Non c'è mamma veramente fermo, nessun immobile. Possiamo notare belle ragazze che prendono il sole, guardano il telefono, bevono. Questo ragazzo qua fa la foto al culo di probabilmente la sua compagna. Il chihuahua guarda quello che sta facendo come troll. Il palestrato guarda il contapassi. Lei si guarda un po' intorno. Queste qua ballano. Questi si fanno gli affari loro. Infatti, so tu, ognuno fa roba diversa. Sì, è assurdo, è incredibile. Ah, cioè, pensa a sta roba, è assurdo. Questi guardano il telefono. In questa schermata tutti fanno qualcosa di diverso. Cosa che in un gioco realmente è difficile. Questo... non è CGI, questo di solito Rockstar, poi magari con GTA 6 sarà diverso, ma non credo. I giochi Rockstar quando fanno i trailer, la grafica è identica al gameplay, non è quel classico è vero, CGI, però, ragazzi. Pure su GTA 5, infatti mo sono curioso al volo di rivedermi, un'altra cosa che volevo fare è rivedermi il trailer di GTA 5 per capire se hanno diverso. No, vabbè, sì, a parte la differenza, ma voglio capire se la grafica che avevano messo in questo primo trailer di lancio è poi stata, perché GTA 5 sì, ormai lo so a memoria, quindi, ma credo di sì. Why perché me lo ricordo pure questo porco due di trailer. Where sì, di brutto, sì, è vero, cioè sì, guarda sì, qua sì. Ma capisci? Cioè già da sta sequenza in GTA 6 sta roba non è possibile, perché saranno altre 10.000 persone su questo cazzo di ponte. Cioè capisci? Qua stavano 4 NPC in croce, ma perché la tecnologia era diversa. Infatti, il trailer bello, massimo in 720p. Cioè capisci? Ma è normale, 12 anni fa. Comunque sì, la grafica è vero identica. Quello era. Tu capisci quella. Che adesso tu immagina quella cazzo, cioè quella cazzo di grafica a giocare. Ma tu immagina veramente, mica porca puttana. Cioè guarda qua. Cioè, capisci giocare con questa cazzo di grafica? Che tu giri per la spiaggia così. Cioè io starei, io letteralmente GTA lo prendi, i primi un mese di gioco intero ti fermi, andai in giro a piedi per la mappa e basta. Cioè che cosa devi fare in più? Cioè già solo per scoprire tutto. Ma poi quanti cazzo di easter egg ci staranno? Oh!
Madonna. Il gioco vero. Pare a, cioè, io ho giocato a Spider-Man 2, che è bellissimo a livello grafico, ma là, cioè, tutte le. È nettamente inferiore. Guarda l'acqua qua, veramente. Cioè, le particelle dell'acqua, gli schizzi. Ci ho visto un po' anche la carnagione. Non dice nulla, questo. Ma quest'altro pezzo qui dice tanto. Perché Kelly County, da quello che mi ha detto anche Strong, che saluto e ringrazio, che è passato in live e me l'ha ricordato e me l'ha sottolineato, Kelly era un personaggio di Vice City e probabilmente anni dopo è riuscita in qualche modo a crearsi la sua città, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente ci potranno essere delle reference al vecchio Vice City, cosa che io posso essere alquanto sicuro e al 100% che ci saranno. Okay, quindi... Allora tocca rigiocare Vice City, per forza. A parte rigiocare Vice City, ma era scontata la cosa. Cioè, nel senso, se tu stai riprendendo una mappa di Vice City, è impossibile che non metti qualsiasi cosa che si riferisce al vecchio Vice City. Mamma, io non vedo l'ora di giocare a GTA Online. Mamma mia, pensaci, bro. Mamma mia, pensa se lo fanno veramente roleplay. Cioè, ti metti là, ti crei il tuo personaggio da gangster, puoi fare il malavitoso, il rapper, puoi fare qualsiasi roba. Sì. Non mi stupirei. No, veramente. Allora, hanno fatto letteralmente la collaborazione con Dr. Dre all'interno di GTA 5. Io non mi stupirei veramente se in GTA 6 ci sta, a livello di musiche, cataloghi di musiche assurde tra rapper, ti sposti nelle zone gang e ci sta Blueface, tutta sta... Cioè, io non mi stupirei, te lo dico. Come no. No, sì, cioè li becchi, puoi fare delle missioni secondarie magari nella storia oppure online, visto che è RP, e non mi stupirei che puoi fare il cantante, puoi fare il cantante, non mi stupirei proprio che tu possa fare il rapper, capito, in un GTA RP. No, metteranno tipo un mezzo GTA RP dentro GTA Online. Sì, pure secondo me, roba de... Sì. Guarda, vedi qua, vedi quello che ti dico? Guarda, ci sta il cameraman qua al centro che sta riprendendo sti due. Bro, io te lo dico, secondo me ci sono delle robe che puoi fare a livello di... Non so se social oppure proprio musica. Perché questo sembra proprio un videoclip musicale. Sì. Mamma, bro, se puoi fare... Un RP dentro, ci starà sicuro. Mamma, se puoi fare porco giù il rapper, pensa che pregno. Perché in base anche alle situazioni che ci sono, se tu riesci a fare delle belle dirette, secondo me proprio gli NPC interagiranno con le tue dirette in qualche modo. Tu metti caso che su GTA stai facendo una diretta un po' su il futuro Instagram di GTA, no? E uno ti offende, tu in qualche modo riesci a capire dove vive e tu ci fai l'interazione. Raga, non è utopia. Mamma, veramente. Questa potrebbe essere davvero una svolta. Cioè, se io faccio un post e uno mi offende, un selfie, uno mi offende, guarda che brutto che sei, io vado nel suo profilo e vedo attraverso le sue immagini dove vive, raga. Nel gioco posso farlo, mi posso sfogare finalmente. Non fatelo fuori dal GTA. Scusa, tu mi stai dicendo? Okay, metti che fanno i social, tu capito? Sì, dicendo... sì, puoi fare le live all'interno aspetta, cioè tu mi stai dicendo che ci saranno degli influencer nel gioco? Sì, puoi farlo proprio. Lui sta dicendo che potresti farlo tu. Puoi avere tipo l'Instagram. Sì, ma no, capisci che diventi... Cioè, tu diventi un influencer, sì, però nel gioco. Sì. Cioè, che la gente ti conoscerà... Tutta la gente ti conosce nel gioco. Sì. Gli NPC di GTA, tutte le persone di GTA, gli NPC, ai tuoi follower. Cioè, è incredibile. Un'altra diretta... Dove si... è questo che mi ha fatto pensare quello che ho detto prima. Questa è un'interazione di due NPC, cosa che c'era anche su Red Dead, raga. E quindi secondo me, ragazzi... Esatto, è vero quello che dice Gabbo. Secondo me, allora, su Red Dead, esempio, c'erano delle scene veramente... Cioè, allora, gli NPC, ognuno faceva una roba veramente diversa e trovavi in giro per la mappa delle casualità, delle cose che non è che... Cioè, non è che poi ci riandavi il giorno dopo... E succedevano. No, succedevano una volta ogni tanto. Era come vivere nella vita reale. Cioè, che se tu vai a fare la spesa, va a finire che arriva uno e sbatte, cade, ok? Cioè, proprio realistico al 100%. Quindi gli NPC fanno delle interazioni, vivono a tutti gli effetti, vivono. Hanno le loro routine, hanno le loro robe, fanno le loro cazzate, impazziscono. Sono proprio con l'intelligenza artificiale, sono reali. Sotto tanti punti di vista, ok? Quindi, come dice lui, tu puoi avere i social, no? E quindi questo tipo, ok?
che ha fatto questa roba. Tu magari stai lì, tu sei in giro con la tua macchina e ti becchi un poliziotto che sta a sparare uno e gli fai tipo il video, la ripresa, capito? Cioè... Sì. I social dentro il gioco. I nuovi social dentro il gioco. Multiverso. Se sei in giro infatti. E fai questa diretta o questo post su Instagram, stessa cosa anche qua. Vedi, dai, pure questo. Magari tu stai con la macchina e ti esce questo dalla macchina. Ti si ferma uno. Cioè, capisci, però? Mamma mia. Vai sbicci intanto online. Hype. Provo solo hype. Al giorno d'oggi provo solo hype. E basta.